Eccoci, ora stiamo cercando, questa è la seconda parte, ok, stiamo cercando l'aeroporto, allora, dove caspita è? Allora, vediamo tanto quanto siamo noi, ok, noi siamo 2009, allora, noi siamo qui, ok, siamo a poche miglia ormai, ma 5 miglia, ok. Non lo vedo sto aeroporto. Ah, è là sotto forse. Ok. Perfetto. Andiamo nel nostro bel cockpit. Ok. Guardiamoci intorno. Un bel po'. Ok. Ok, manteniamoci nella valle. Abbiamo l'aeromobile settato. Ok. Ok. Ho accelerato un po'. Ok, vado con nuovo motore. Ecco la pista. Allora, mo ci. Ok. Premiamo, ok. Penso che il giubilo sia a sinistra per la pista. Questa me la salvo, l'India Mike Whiskey Approach. L'India Mike Whiskey Approach. Che cosa è successo? No, ok. Vediamo se rimane aperto. Ah, perfetto, rimane aperto. Ok, copy. 3D, ci manteniamo ho sbagliato, non ci credo, sbagliato, vabbè, allora facciamo una cosa, tanto select runway for landing, runway 27 e ci rifacciamo un circuito, eravamo dritti,
Sì, perché avevamo prua, era giusto perché avevamo prua, perché se il vento viene da 280 praticamente ce l'abbiamo in faccia quando atterriamo, mentre ora ce l'avremmo in coda. Vabbè, può succedere. Quindi in questo caso abbiamo voluto dire on downwind qua non runway 09. Allora abbiamo detto continuous. And turn left to join right left downwind runway 27 e ok, in questo caso ok, allora noi dovremmo virare e abbiamo sbagliato, vabbè ci siamo fatti il giretto più lungo. Ok, può succedere, no? Alle volte quando uno è stanco chiamo motore. In questo caso siamo upwind upwind downwind lag, ok, picchia runway 27. Siamo a 1000 piedi. Ok, ci siamo fatti il tetto panoramico. Comunque apprezzate un pochino anche da ho perso la vista la pista. E questa non è una bella cosa. Allora, qua c'è le montagne, ok, dobbiamo scendere, ma non so, oh, ok, base lag, direi che fra poco ci mettiamo in base, ho perso di vista, no, vabbè c'è il fiume, quindi per l'oggi la pista è lassù, manteniamoci larghi, ok. E non mi si è bloccato, vabbè, facciamolo senza un base turn left base runway 27 for landing India Sierra Victor Foxtrot Alpha. Chi ti rivolge ovviamente, quindi Alpha Tower India Sierra Victor Foxtrot Bravo Foxtrot Alpha turning base. Sì, abbiamo messo tutto flap. Aosta Tower, India Sierra Victor Foxtrot Alpha, on long final, runway 27. Request clear for landing. A questo punto loro ci dovrebbero dare l'autorizzazione all'atterraggio. Era molto più diretto, sinceramente. Ok, eccoci qui. Diamo un po' di motore. Ok, no, basta, basta, basta. Ok, allineiamoci. Ci abbiamo gli alberi. Ok, teniamo un po'. Ecco qua. Eccoci qua, siamo un po' alti, stiamo un po' alti. Ok, perché ero abituato col vento, vedi, ci avevo in mente il vento dell'alta volta. Che mi avrebbe fatto atterrare per la 09, quindi mi sono messo a fare il circuito da me. Dopo mi avrebbero detto straight in approach invece di darmi il circuito, perché il circuito ovviamente ti un pochino ti disorienta e ce l'avevo in mente, invece in questo caso è il direct approach, se avessi avuto una comunicazione buona con la torre. Ok, abbiamo 1800.
Quindi ok, pedale, ok, 1.800, ok, boia, che botta, ok, rivediamo, un secondo, instant replay, ok. Eravamo messi bene, quel vento è stato forte molto all'arrivo, però era tutto frontale, quindi non doveva darci tanta noia. Ok, ho fatto una flare alta, ok, mi sono corretto. E sono atterrato un po' storto, però la pista è comunque grande. E mi sono salvato praticamente. Siamo vivi, in pratica. Ok, solo non capisco come si esce dalla pista. Farò un backtech. Runway. Aircraft outside top down. Non capisco. Eh sì, mi sa che. Sì, vabbè, non è che arrivo dotto benissimo. Ora, vabbè, siamo in pista, poi libereremo. Non c'è purtroppo l'allostazione. Aspettate un secondo, metto visuale outside lock spot. Vediamo. La torre è là sotto, quindi suppongo che devo praticamente intanto metto sui flap, che già è una cosa. Non capisco perché sono rimasti giù. Mi si è bloccato Ganza, non me l'ha mai successo. Mi si sono bloccati i flap. Aspettate un secondo. Lo faccio caricare. Un secondo. Ricaricandolo dovrebbe. Eccolo. Ok. Ora va bene. Ora si è svegliato. Pit off. Taxi on, landing off, pump fuel off, strobe off, autopilot è off, ok, posso dare manetta, ok, beacon strobe, va bene. Ok. Sì, ci facciamo un backtrack. In questo caso pista 09, possiamo chiamare quindi la torre. Ah, abbiamo più il fuel. Ah, non me ne sono accorto, ora abbiamo avuto Aust Tower, India Servito Posto Alfa, Backtrack Runway 09. Vai. Ok.
Perché ci abbiamo parecchio vento in muso ora, ora ci cambierà parecchio. La nostra velocità al suolo è molto bassa. Ok, facciamo backtrack, andiamo un po' di motore. Ok. E ora dobbiamo togliere il motore, se no acceleriamo troppo, perché ora abbiamo il vento da 0,9 in curva. Sì, guardate che belle montagne alte, siamo arrivati vivi, anche se abbiamo fatto un brutto atterraggio, vabbè, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Ok, togliamo motore perché stiamo andando troppo veloci, siamo a 30 nodi, 32 nodi. Ok, manteniamo centrale. Se quello è la pure, ci dovrebbero essere i parcheggi da sotto teoricamente. Vediamo se c'è qualcosa. Allora, la torre non è indicata, quella è un silos. Allora facciamo così, liberiamo qui, tanto quello che conta è liberare la pista. Ok, liberiamo qui, così guardiamo anche quanto abbiamo fatto di oil pressure. Quello che ci interessa è vedere quanto abbiamo consumato. Abbiamo consumato fuel 92,5 abbiamo ora, quindi siamo decollati con 170, mi pare. Abbiamo consumato 80 libbre, 80 e qualcosa libbre di... Ok, facciamo finta di essere arrivati al parcheggio. Vacated runway 109, India Service to Posto Alfa. E a questo punto diciamo India Service to Posto Alfa at parking, General Aviation Parking. Goodbye. E a questo punto mettiamo beacon off, taxi off, questo off, e li salutiamo, marker DME off, vabbè questo mi rimane acceso, nav 1 off, bot off, com praticamente off, questo lo mettiamo a 0, ok, quindi panel light off, avionica off. A questo punto di vista portiamo questa tutta indietro, questo chiudiamo e chiudiamo anche questo e cut off fuel. Eccoci qua, siamo arrivati a Aosta. Ora lo faccio vedere da se era bloccato prima. A volte succede con Flight Simulator, però guardate che bello anche la Simulator X, guardate che bello anche le montagne intorno a noi, le faccio vedere anche da dentro. È stato un volo avventuroso dove ci siamo anche persi un pochino, però beh, ce l'abbiamo fatta ad arrivare, è una rotta per niente facile e quindi c'è bisogno di parecchia esperienza per poterla volare. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.